ritrovati, nuovo appuntamento con Donne Basket Magazine, il secondo di questa nuova stagione che per quanto riguarda la Serie 1 femminile è cominciata lo scorso weekend con l'Opening Day, tutte le gare disputate al Palaminardi di Ragusa. Ne parleremo, ma quest'oggi siamo qui anche per parlare di Serie 2, per raccontare quello che è successo anche nella prima giornata del secondo campionato nazionale. Con me in studio questa sera due ospiti per approfondire tutti i temi legati al mondo del basket al femminile, due giocatrici del primo e del secondo campionato. Cominciano a presentarvi Ivana Tikvic, centro della Fixi Piramis Torino, buonasera. Buonasera. Ed è con noi anche Federica Pozzecco, playmaker del Ponte Casa d'Aste Sanga buonasera. Milano, buonasera. Buonasera. Cominciamo dalla Serie 1 e andiamo subito in grafica a vedere quello che è successo nel weekend, la prima giornata del campionato di Serie 1 femminile che si è aperta con tanto equilibrio e con un paio di sorprese. Una l'ha provocata proprio la Fixi Piramis Torino, che come vediamo in grafica ha superato le padrone di casa della Passalacqua Ragusa con il punteggio di 56-54. Nella prima gara del weekend Venezia ha battuto Vigarano 58-52, Napoli si è imposto con 6 punti di vantaggio su San Martino 64-58, ha vinto Broni, altra sorpresa perché le campionesse d'Italia di Lucca sono cadute al Palaminardi contro Broni 67-55 e poi la vittoria più risicata del previsto di Schio su Battipaglia con il punteggio di 63-57. Abbiamo visto la grafica, andiamo a vedere anche l'immagine di quello che è accaduto lo scorso weekend a Ragusa. Nel prossimo servizio facciamo il punto della situazione e vediamo proprio le migliori immagini del weekend del Palaminardi, cominciando dal grande colpo di Torino che, battendo Ragusa che giocava in casa in questo Opening Day, ha provocato la più grande sorpresa di questa prima giornata. Vediamo. Emozioni, qualche sorpresa e soprattutto tanto equilibrio. La Gusto Cup 2017-2018 si è aperta come tradizione con la giornata di apertura di scena su un campo unico, in questo caso il Palaminardi di Ragusa. E le 5 gare disputate sul parquet Ibleo hanno offerto i primi importanti responsi in quella che si preannuncia come una stagione davvero impronosticabile. Il colpaccio di giornata lo ha fatto la Fixi Piramis Torino, che ha battuto a sorpresa le padroni di casa della Passalacqua, confermando quelle ambizioni di crescita già mostrate nel corso della scorsa stagione. Le ottime prove di Brunner e Tikvic hanno trascinato le piemontesi a un successo significativo, anche se a Ragusa non mancano gli alibi. In primis l'assenza dell'americana Hambi e le condizioni non perfette di molte ragazze di coach Recupido. Ancora più fragorosa sulla carta, ma meno nella sostanza, la caduta delle campionesse in carica di Lucca, che dopo la sconfitta in Supercoppa contro Schio hanno ceduto di fronte alla combattiva Broni. Un risultato che sorprende fino a un certo punto, considerando il notevole ridimensionamento delle toscane e la solita campagna di rafforzamento delle lombarde, guidate al successo proprio da un'ex scudettata con la Jessam Gas, l'ala Julie Voita. Soffre più del previsto contro una coriacea Battipaglia, una Famila Schio arrivata incerottata alla kermesse ragusana. Soltanto il gran finale di Anderson ha permesso alle scledensi, prive di Gatti, Zandalasini e Jacobù, di iniziare la stagione con un successo. Doppia vittoria per Napoli. Sul campo le ragazze di coach Nino Molino hanno superato a fatica una San Martino un po' altalenante e meno brava nella gestione del finale di partita. Fuori dal campo la società ha ingaggiato una nuova americana, Stephanie Dolson, dal pedigree di primissimo livello WNBA, che promette di entrare subito tra le principali candidate al titolo di MVP della stagione. Infine Venezia, la squadra che molti considerano quest'anno la principale candidata al ruolo di antischio. L'Umana ha compensato l'assenza di Williams e le condizioni non perfette di Walker con una bella prova corale, conquistando i primi due punti della stagione contro Vigarano. Davvero un bel weekend di basket quello che è andato in scena sul campo di Ragusa, con risultati tutt'altro che scontati, e proprio voi della Fixi Piramis avete provocato, se non la principale sorpresa, una delle sorprese di questo weekend. Raccontaci come siete riusciti a battere Ragusa. Era molto difficile questa partita per noi, ma anche all'inizio di pre-stagione noi siamo stati con testa di vincere questa partita, perché sappiamo che questa è una grande opportunità per noi. Sapevamo che anche non sarà sua giocatrice americana con loro. E abbiamo fatto un pre-season molto duro e siamo nuova squadra, molto emozionata. Abbiamo un nuovo allenatore, siamo tutte molto giovani e siamo anche un bel gruppo. Ecco, siete una squadra che ha grandi ambizioni, lo scorso anno avete fatto un buon campionato, però se vogliamo di fascia media,
Quest'anno questa vittoria, peraltro su un campo difficile anche per l'apporto del pubblico, che a Ragusa è sempre molto caldo alla prima giornata, vi presenta il campionato come una delle possibili outsider, magari se non per il titolo, però per le prime posizioni. Dove pensate di poter arrivare in questa stagione? Questa stagione io credo che possiamo fare fatica a tutte le squadre, come abbiamo fatto contro Ragusa. Io credo che possiamo giocare con tutti e confrontare tutte le squadre, da prima di ultima squadra a questo campionato. Ecco, tu sei una conferma a Torino, la tua seconda stagione con la Fixi Pyramids. Avete però cambiato tanto in cabina di regia, Milazzo, Verona, le due playmaker. Avete cambiato tanto anche nelle straniere. È arrivata Brunner che gioca al tuo fianco. Cos'ha questa squadra di diverso, magari di più rispetto a quella dell'anno scorso? Abbiamo questa chimica, tanto, tra di noi. Nostra nuova americana Brunner è molto forte, mi aiuta tanto fisico, ci conosciamo tanto. Lei anche, per me era tanta sorpresa, perché per lei questa era la prima partita in italiano campionato fuori di America. E ha giocato come qui da tanti più anni. Si vede che è già qui, già con noi. E altre ragazze, io conosco Ilaria Milazzo da prima, abbiamo giocato insieme a Umbertide. Sì, e non so. C'è la chimica giusta, c'è già la chimica giusta, siamo solo alla prima giornata. Tutti giochiamo per ognuna e lottiamo per ognuna. E anche in questa partita abbiamo fatto vedere che ragazzi da banchina hanno in terzo periodo aiutato di portare partita ancora in livello pari. E quando io ero a banchina in terzo periodo, quando ho visto Alice Quarta, Clara Salvini lottare per ogni bala, io ero un po' giù, e quando ho visto loro come lottavano, anche io sono entrata da panchina anche più carica. Sì, fra l'altro Salvini, che hai citato, ha segnato un canestro molto importante, ha dato anche un contributo in difesa veramente molto importante, quindi è stata una vittoria assolutamente di squadra quella della Fixi Pyramids. Federica, tu eri in campo nel weekend, perché siete state in Sicilia con il tuo sangue, avete battuto in trasferta Selargius, però che idea ti sei fatta della Serie 1, di queste prime 5 gare giocate tutte sullo stesso campo? Qualche piccola risposta già ce l'abbiamo avuta dal campo. Scusa, non ho capito, della 1? Della 1, dicevo, sì, di quello che è successo a Ragusa. Beh, penso siano delle squadre molto competitive, di altissimo livello. Sulla carta sicuramente Schio è ben messa quest'anno, e anche Venezia, però come si è visto anche da questa prima giornata, ci sono state delle sorprese, se vogliamo chiamarle così, come Torino, oppure secondo me anche Broni è un bel gruppo, essendo salita solo l'anno scorso. Insomma, penso stiano lavorando bene. Niente, questo. Abbiamo parlato allora del colpaccio di Torino, che battendo Ragusa ha provocato una delle più grandi sorprese di questa prima giornata. Torniamo sul palchetto del Palaminardi per ascoltare le dichiarazioni nel post partita dopo la vittoria della Fixi Pyramids sulla Passo all'Acqua, ascoltando le parole dei due allenatori. Partita dura, 5 partite, come hai detto tu, grande equilibrio. Questa era quella che ci interessava di più. Siamo veramente molto contenti, perché questa squadra in pre-season ha dimostrato di avere del carattere, si allenano tantissimo, si allenano molto, abbiamo un pacchetto di 3 straniere discrete, dico che è il gruppo che ha vinto ed è quello su cui noi dobbiamo puntare partita per partita, e credo che in un campionato così, con 10 squadre, noi dobbiamo essere pronti ad avere l'atteggiamento giusto. È impossibile avere dei rimorsi. E tutte le squadre devono stare molto molto attente, perché non devono fare passi falsi, soprattutto quelle che puntano alla classifica di alto livello. E noi, se abbassiamo i ritmi, siamo una squadra diversa, dobbiamo trovare dei vantaggi nei primi 8 secondi. Sono stato molto contento che stamattina, nella riunione con coach Marco Crespi, lui chiedeva nei primi 10 secondi. Io dall'inizio dell'anno sto chiedendo nei primi 8 secondi, quindi vuol dire che siamo sul percorso giusto. No, io non sono per niente soddisfatto,
però anche durante il precampionato noi abbiamo avuto questo problema di andare a intermittenza e quindi dobbiamo arrivare a giocare con continuità come abbiamo giocato l'inizio del terzo quarto, che è quella la nostra pallacanestro. Poi è chiaro che con le rotazioni limitate, con le infortunate che si vedeva che a fatica stavano in campo, Ondur ha fatto l'intervento ad aprile a fine stagione e è tornata qui il 20 settembre, è stata 5 mesi ferma, quindi è chiaro che Ondur non è ancora al 100%, così come Formica, così come, come Gorini, che hanno subito degli infortuni, ma queste non sono scuse, le partite si vincono e si perdono con quelle che ci sono. Noi oggi abbiamo perso, credo meritatamente, perché non abbiamo fatto quello che di solito siamo in grado di poter fare. A Ragusa abbiamo avuto la possibilità di vedere, Ivana, tutte le squadre sullo stesso campo. Tu sei una veterana ormai nel nostro campionato, terza stagione per te in Italia. Che campionato ti aspetti? Ci sarà ancora una Schio protagonista oppure una squadra come Lucca, magari quest'anno non Lucca, visto che si è molto ridimensionata la Jason Gas, potrà fare il colpaccio e insomma superare, mandare capo a Schio? Non so, secondo me ogni anno si cambia qualcosa. Questo anno abbiamo visto in altre squadre tante giovani giocatrici che possono fare una differenza e mi piace questo, che arrivano altre giovani ragazze. E non so, io voglio, secondo me adesso io guardo solo Torino. Ecco, ma a parte voi c'è una squadra che hai visto in campo a Ragusa che ti ha magari impressionato più delle altre, che hai pensato che questa può veramente andare lontano? Forse Vigarano anche. Giocano molto veloce, infatti noi giochiamo contro loro sì. prossima settimana e ho guardato anche la partita che hanno giocato contro Venezia. E giocano molto veloce, sono molto forti in tutti i parti. Anche prossima partita contro loro per noi sarà una difficile partita, speriamo giocare bene. Federica, Schio alla prima ha battuto Battipaglia non senza qualche affanno, era però una Schio decisamente incerottata, con Jacobu fuori, con Gatti ancora fuori, con Zandalasini impegnata come poi vedremo in WNBA. Sarà l'anno secondo te questo in cui Schio tornerà al vertice in Italia oppure vedi qualche altra squadra capace ancora di batterla? Come ho detto prima, secondo me sulla carta Schio è molto forte e secondo me lo dimostrerà anche sul campo non appena rientreranno tutte. Però potrebbe esserci effettivamente qualche sorpresa dalle loro, dal derby diciamo con Venezia, secondo me, e anche da squadre come Ragusa. Però ci sono buone possibilità sicuramente per Schio quest'anno. Su Sport Italia abbiamo seguito nel weekend anche la sfida fra Napoli e San Martino con la vittoria della Sacces 64-58. Andiamo anche qui sul parquet del Palaminardi per ascoltare le dichiarazioni dei due coach, partendo dal vincente Nino Molino, passando anche poi dal coach in questo caso perdente, Gianluca Bignente. Sì, ma non c'erano dubbi. Del resto San Martino negli ultimi anni ci ha abituato a stare nella parte alta della classifica. È una squadra bella allenata, che gioca bene, che non si arrende mai e che in più ha l'abitudine a giocare insieme, un gruppo che ormai ha lo stesso allenatore e le stesse giocatrici da diverso tempo. Noi abbiamo inserito quest'anno diverse giocatrici nuove, alcune per scelta, altre per necessità, però la squadra può solo crescere, a maggior ragione quando recupereremo carta. Cinili è stata ferma 2 settimane, ci siamo allenati in 6 o 7. Quindi io credo che possiamo fare più di quello che abbiamo fatto oggi, anche se secondo me non era facile, non è stato per niente facile e contro San Martino credo che non sarà mai facile. Quindi bisogna essere soddisfatti del risultato e anche delle cose buone che abbiamo visto. No, in realtà abbiamo fatto un'ottima partita. Secondo me dal punto di vista della tenuta mentale lì siamo un po' venuti meno, nel senso che ci siamo persi un po' d'animo, era quello che volevo intendere, non che le ragazze non si siano sbattute o che non abbiano lottato, la realtà è che hanno lottato, hanno fatto una partita eccezionale seguendo il piano partita. Abbiamo sbagliato delle cose molto semplici, abbiamo perso forse troppi palloni concedendo a loro alcune transizioni troppo semplici e nel finale ci siamo un po' persi
su alcune situazioni difensive dove magari l'aiuto sarebbe servito un pochino di più. Però ci sta, è una partita che abbiamo forse perso più sulle percentuali da tre che per altri motivi. A proposito di coach, Ivana, voi siete passate da un coach piuttosto giovane come Spanu a un coach di grandissima esperienza a livello di basket femminile in Italia come Massimo Riga, abituato a lavorare tanto con le giovani, infatti ne ha portate di giovani molto interessanti da voi a Torino. Cosa vi ha dato in questi primi mesi di lavoro, coach Riga? Abbiamo fatto tanti allenamenti con lui, si lavora molto duro, ma anche mi piace Massimo perché è anche divertente lui. Allora ci divertiamo, ci lavoriamo tanto e cresciamo. Siamo molto giovani, anche io sono giovane e voglio crescere di più. E mi piace sua voglia di vincere ogni partita. E mi sento anche a time out, ultimo time out in Ragusa, ho detto a time out non avrei paura di vincere. E mi è piaciuto questo. Insomma, sono parole. Lui lo stima tanto e mi piace come allenatore. Si vede che è un coach che ha fatto davvero tanto nel corso della sua carriera ed è pronto a portare anche Torino molto lontano. Vediamo in grafica il programma del prossimo turno di Serie 1 prima di voltare pagina per capire anche quale sarà il prossimo appuntamento su Sport Italia. Saremo domenica alle 18 al Palacaravita di Cercola per la sfida fra Sacces, Napoli e Umana Venezia. Eccolo qui il programma completo della prossima giornata. Napoli-Venezia che seguiremo su Sport Italia, poi Lucca contro Battipaglia, Ra contro Broni, Schio contro San Martino e la Fixi Piramis di Ivana Tikvic che andrà a giocare sul campo della Meccanica Nova Vigarano. A proposito della gara che seguiremo su Sport Italia, quella fra Napoli e Venezia, andiamo ad ascoltare le parole di una delle giocatrici di Venezia, Milica Micovic, che si appresta proprio a scendere in campo contro Napoli, si prepara così per la gara con la Sacces. E allora rientriamo in studio, vedremo se avremo la possibilità di ascoltare più avanti le dichiarazioni di Micovic. Vediamo in grafica quello che è stato il miglior quintetto dello scorso weekend nel campionato di Serie 1, le gare disputate nel weekend a Ragusa. Le 5 migliori per quanto riguarda la valutazione a fine partita sono state Jasmine Bailey di San Martino e Giulio Voita di Broni. Per quanto riguarda le guardie, le ali migliori sono state Gillian Harmon di Napoli e Sofia Brunner di Torino, compagna di Ivana Tikvic, e Katrin Res di Schio, il centro a comporre questo quintetto ideale della prima giornata. Come sapete, ogni settimana vi facciamo vedere quali sono state le 5 migliori della settimana. Possiamo andare adesso ad ascoltare Micovic per prepararci a seguire la sfida fra Napoli e Venezia. È stata dura, abbiamo sofferto tanto, però è importante vincere. Non siamo state molto belle in campo, né da vedere, però in questo momento l'importante è portarsi a casa 2 punti. Sì, Napoli l'ho vista, è molto, molto forte perché ha un organico molto lungo e tutte le ragazze sono esperte e sanno giocare, quindi dobbiamo prepararci veramente molto bene questa settimana. Stiamo lavorando perché ogni giorno dobbiamo mettere un tassello in più dentro il nostro ingranaggio perché ci vuole tanto lavoro sempre. Venezia Ivana è fra le squadre più attrezzate quest'anno, arriverà anche Williams che non c'era alla prima, le condizioni con cui Venezia ha affrontato la prima giornata ancora non erano perfette, però una Venezia al massimo è una delle squadre più forti del campionato. Non ho visto questa partita, infatti, ma sì, certo, loro sono tanto, tanto tempo insieme e sono sicura hanno esperienza anche a Eurocopa e sono sicura che possono andare in primo tre. Parliamo anche di A2, voltiamo pagina, vediamo qualche immagine della vittoria del Ponte Casa d'Aste Sanga Milano sul San Salvatore Selargius. 64-47 il punteggio finale della gara disputata lo scorso weekend. Si aspettano naturalmente 15 punti. Federica, una buona prova per una squadra che quest'anno ha ambizioni importanti. Ormai Sanga è una costante nel panorama del nord del basket per quanto riguarda la Serie 2. Abbiamo ospitato più volte anche qui il nostro amico coach Franz Pinotti. Avete cominciato con il piede giusto la stagione. Abbiamo cominciato col piede giusto soprattutto perché era una sfida molto importante e non con poche difficoltà, nel senso avevamo 2 assenze importanti con tanti punti in mano come Maffenini e Canova, quindi avevamo un gruppo un po' ridimensionato, però forse proprio per questo abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più che ci ha fatto vincere la partita, che oltretutto appunto era la prima di campionato e quindi ci serviva per dare una spinta giusta all'inizio del campionato.
La 2 è un campionato con tante squadre, con tanto equilibrio. Lo scorso anno, ricordiamo, Costa Masnaga a sorpresa imporsi in Coppa Italia, poi la finale che abbiamo seguito anche su Sport Italia fra Bologna e Sesto. Quest'anno che campionato sarà, ancora con tante squadre fra le candidate alla promozione o alla vittoria? Secondo me sì, sarà un campionato interessante perché il livello comunque è abbastanza alto e ci sono tante squadre che possono competere ai primi posti. Quindi ci saranno degli scontri interessanti, probabilmente anche con qualche sorpresa. Noi sicuramente puntiamo in alto, quindi giocheremo al massimo tutte le partite. E niente, sarà appunto un campionato interessante, secondo me. Quel Sangha punta sempre molto sul settore giovanile, sì. Storicamente. Sì. Quest'anno come va questo bilanciamento fra giovani e magari qualcuna con un po' più di esperienza, come magari nel tuo caso? Una cosa che è anche il nostro punto di forza è che siamo un gruppo ormai già da 3 anni, sì. Più o meno quelle, qualcuno torna, qualcuno di nuovo. E in più sì, è vero, cioè il Sangha punta molto sulle sue giovani e secondo me i frutti si vedono. Anche perché ad esempio in questa prima partita in Sardegna l'apporto della panchina è stato fondamentale e le giovani hanno risposto bene. Quindi si capisce la loro importanza e il loro apporto in allenamento e in partita. In Serie A2 milita anche la Matei Plus Bologna, rimasta in A2 nonostante la vittoria del campionato e la promozione dello scorso anno. Quest'anno non c'è più Chiara Mini, che ha lasciato il basket alla fine della scorsa stagione, ma prima di dedicarsi a qualcos'altro ha voluto comunque salutare le sue compagne e fare loro un in bocca al lupo per la prossima stagione, ricordando ovviamente come punto di partenza il grande successo della doppia finale dello scorso anno con il Geas di Sesto. Nella prossima intervista andiamo ad ascoltare le parole di Chiara Mini per un Matei Plus Bologna, che peraltro ha già cominciato la sua stagione, anch'esso con una vittoria. Sentiamo. Io già da qualche mese avevo parlato con le mie compagne di squadra che probabilmente avrei smesso perché secondo me è arrivato il momento, perché nella vita bisogna fare scelte e per una donna che gioca basket e lavora purtroppo non è facile come gli uomini, quindi ho altri progetti, sicuramente lasciare le ragazze non è facile, non sarà facile. Adesso stanno per iniziare il campionato e io non essere lì con loro sicuramente mi creerà sofferenza. No, io non ho più toccato un pallone, ragazzi. Io ho smesso di giocare il 10 di giugno e non ho più toccato un pallone, non ho più fatto un tiro. Non me la sento perché la mia squadra siete voi. Tra poco partirà una nuova stagione, ci sono state alcune partenze che sicuramente lasceranno il segno, la mia compresa ovviamente, però io so che le ragazze le conosco, so che metteranno la grinta, il cuore come hanno sempre fatto, che se n'è andato comunque ha lasciato un pezzetto di cuore qui a Bologna, perché ragazzi voi lo sapete, cioè noi siamo una famiglia e quindi anche decidere di andarsene non è facile, però io so che voi farete di tutto per sopperire, tra virgolette, alle assenze, so che darete il massimo sempre, so che sarà comunque un anno speciale per voi e lo spero. So che l'allenatore è molto bravo, che Giroldi lo conosco, so che con lui vi potrete divertire tanto e lo spero. E ragazze, siete uniche. Facciamo adesso un salto oltreoceano per celebrare, non potevamo ovviamente non farlo, il successo di Cecilia Zandalasini, che è diventata la seconda giocatrice italiana a vincere un titolo WNBA. La scorsa notte le sue Minnesota Lynx hanno vinto gara 5 con le Los Angeles Sparks. Minnesota ha conquistato il titolo, il quarto negli ultimi 7 anni, per una franchigia particolarmente di successo in queste ultime stagioni. E quindi Zandalasini, anche se ha giocato molto poco, ma era
appena arrivata negli Stati Uniti, può fregiarsi di questo titolo davvero invidiabile. Insomma, Federica, direi che questo rappresenta un po' il sogno di tutte le ragazze che prima o poi sollevano, prendono in mano una palla da basket, diventare campionessa WNBA. È vero che ha giocato poco, per carità, però già esserci e già essere campionessa significa aver fatto un'esperienza che sarà indimenticabile, che potrà raccontare a tutti per sempre. Certo, penso che abbia fatto un'esperienza veramente indescrivibile e quando tornerà in Italia avrà un bagaglio di emozioni difficile da dimenticare. E oltretutto spero sia una spinta a seguire di più il basket italiano, il basket femminile in particolare, perché ne abbiamo bisogno. Ivana, ti affascina il mondo WNBA? Vorresti un giorno provare, magari perché no, a fare il salto anche oltreoceano? Sinceramente, non no tanto. Il mio cuore è Italia, in questa parte del mondo. Mi piace più giocare Europa. Non segui tanto la WNBA, quindi preferisci questa parte? Non tanto. Ho seguito un po' adesso quando ho giocato Cecilia. E questo è un bello regalo per lei, anche per lei, che ha meritato, e anche per basket italiano. E speriamo, insomma, che venga presto seguita anche da qualche altra sua connazionale e che possa l'anno prossimo ancora essere ancora più protagonista in WNBA. Siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento con Donne Basket Magazine, ma non resta che salutare e ringraziare gli ospiti di questa puntata. Grazie Ivana Tikvic e grazie a Federica Pozzecco. In bocca al lupo grazie per entrambi, ovviamente, grazie per la stagione. L'appuntamento con il basket, domenica alle 18 come sempre, saremo questa volta a Napoli al Pallacaravita per la sfida da non perdere fra Napoli e Venezia. Appuntamento allora domenica con il grande basket femminile, sempre su Sport Italia.